So da dove cominciare, però. Ma insomma, nel senso che. Ma che significa crescere? Sì. Cominciamo a prendere sul serio Goffredo. Il bastone di Goffredo in realtà è polisemico, cioè ambiguo, cioè non è solo per appoggiarsi, anche. Goffredo non è solo un cercatore, ma anche un bastonatore. Quindi quando arriva senza bastone. Ma io questo lo lasciamo in secondo piano. È sempre meglio quando arriva senza bastone, intanto perché sta bene, vuol dire che cammina, e in secondo luogo perché. Questo perché alcune delle cose che ha detto, intanto io penso che sia un po' asimmetrica la cosa delle tre generazioni, perché in realtà insomma ricostruisco i tratti fondamentali della mia infanzia, del mio rapporto con i libri, non sono così distanti da quelli di Goffredo, benché abbiamo un po' di anni, non tantissimi, meno di 20, cioè meno di quelli che poi ci separano me da infante Chiara, perché forse qualcosa è cambiato dopo. Forse qualcosa è cambiato dopo. L'unica differenza, questa descrizione di Goffredo e altre cose che so di lui, è che lui era in campagna e io in una metropoli, ma altrimenti ci sono molte. E io non ho la sua memoria, quindi non mi ricordo proprio il titolo delle dispense, perché questo appunto è una qualità. Ma altrimenti c'è una continuità, non so se medievale, insomma, che è durata molto a lungo. Poi l'altra affinità, insomma, sulla quale non so se vale bene dire molto, che però questa è un po' un'altra asimmetria che forse né io né Goffredo siamo rappresentativi, essendo io cresciuto come lui in una casa dove non c'erano libri, se non in queste forme assolutamente casuali, effimere. A casa mia c'era un dizionario, insomma, mezzo bruciato, per cui mancava la Z, ma dopo diventa patetico, lo so perché manca. Perché mio padre non so da quale terra, da dove l'avesse ritrovato. Questo fa sì che io penso che crescere, Goffredo poneva la domanda capitale, no? Perché bisogna crescere, perché crescere? Perché crescere non lo so, sicuramente per me i libri sono stati il modo di capire, di tentare di capire il mondo, cioè il mondo mi appariva una cosa così enigmatica e complessa e la scuola così irrilevante, la famiglia così distante, mia mamma ha fatto la terza, quindi ti batteva, era sempre, però insomma ha fatto. E in più era successo qualcosa che non aveva a che fare solo con la scolarità degli anni 60, era successo qualcosa che spaccava in due famiglie, storie, non c'era proprio praticamente nessuna lezione possibile da apprendere lì. Quindi i libri sono stati in mancanza di altri, il più economico evidentemente, in questo c'aveva ragione il Martinit Rizzoli, e anche il più ampio, il più infinito dei modi per cercare di capire perché il mondo era così incomprensibile, enigmatico, affascinante. Pepe citava la mia cosa di Anna Karenina, in realtà per esempio perché le donne sono fatte così, da bambino, anche da adulto, anche da vecchio, di chiedi perché. Io ho letto dei libri, adesso dico i titoli e tutte si arrabbiano, in genere soprattutto le signore ragazze, cioè Anna Karenina, Madame Bovary, Effie Brist, pensavo di aver capito qualcosa, non incoraggiante. Finiscono peraltro. Tutte molto male, peraltro. Finiscono male, sono tre libri scritti da uomini, sono stato più volte ripreso, però così mi è successo a me, cioè ancora adesso mi baso un po' su quello che ho capito lì, anche perché non è che nella vita uno ne può avere molte, molti, e lo so che infatti potevano andare meglio, però anche nella vita, ma anche nella letteratura, cioè possono capitare. Però uno cerca di capire qualcosa dell'enigma che è intorno, e naturalmente già da ragazzo, ma rassicuro i ragazzi presenti, è un enigma che non si scioglie nella vita, l'esistenza dell'alterità e quindi in primo luogo dell'altro sesso è qualcosa per la quale non hai strumenti, se non appunto a me mi sembrava i libri. Quindi è cominciata così, insomma è cominciata con un tentativo. Peraltro nell'assoluta. Io non ho mai capito come si fa a leggere libri in casa. In realtà a me sembra strano avere libri in casa, nel senso che uno sta in casa quindi prende i libri che stanno sulla libreria. Io non ho mai capito. Uno di solito li accumula. Sì, penso che uno. Infinito. Io mi sembra i libri ho sempre conosciuti prima di leggerli, perché se no non li leggevo, ho sempre capito che c'era un libro importante per qualche ragione, sbagliando molto spesso. Però cercando lì via via di costruire. Quindi c'era un contesto nel quale ti veniva suggerito. Secondo me è molto importante. Allora io adesso non so quanto saremo complessi, ogni volta che si parla di libri riemerge appunto l'importanza della dimensione familiare, tutte le statistiche, anche quelle più accurate, qui c'è Giovanni qua, che ha scritto la piccola Bibbia di questo periodo, Giovanni Solimine intendo, tutti ripetono questa dimensione familiare come decisiva, a parte le smentite qui presenti, a me questo mi interessa poco, a me poi tutte le volte che si fa riferimento alla dimensione familiare mi dà fastidio, perché mi sembra insomma che si ribadisca una immobilità che sicuramente esiste, ma
Ma parliamo di un contesto intorno, infatti, possono essere gli amici, possono essere un gruppo politico, forse lo sai politico, perché una ne abbiamo parlato, ma a me mi ha colpito una cosa politica, banale quando la scopri, che c'è in un libro di Jonathan Franzen, in un libro saggistico, mi sembra si chiama Come stare soli, come sì, stare soli. Sì. Ci sono librai in sala, come i medici, c'è un librai. Siccome non mi ricordo tutti. E come stare soli, lui a un certo punto dice che incontra un etnografa o etnologa della lettura e lei gli spiega in due parole: ma guarda che quello che decide se uno è lettore o no non è se ha il padre, la madre, i libri in casa che leggono, ma se ha almeno un amico che legge. Certo. Ora questo è una cosa che non so se viene considerata nelle tante nostre statistiche, è effettivamente decisivo, nel senso che questo l'elemento di relazione o relazionale che tu sottolinei all'inizio è fondamentale, nel senso che io vivevo in un quartiere dove effettivamente c'era solo un altro che leggeva, era una zona molto popolosa di Roma, quindi sul piano statistico è deludente la cosa. Però questo c'era, prima ancora che cominciasse con la scuola e il liceo, poi sono andato al liceo nel 68, quindi poi dove è stato tutto più facile da quel punto di vista, in un liceo, il Mamiani, che insomma è stato molto animato in quegli anni, poi lì vabbè, insomma, non leggeva nessuno, però facevano finta di leggere. Ma eravate considerati, come spesso si dice già ragazzini, i due sfigati della situazione perché no, leggevate? No, no, perché soprattutto perché io a calcio non ero male, che in quel quartiere era fondamentale. L'altro effettivamente era un po' con gli occhiali e così, a me dà fastidio questa rappresentazione che c'è, no? Scusa Chiara, dei lettori come bambini con i capelli dritti e gli occhiali, quindi... Però per cui, almeno questo c'era, per cui si faceva, e quello era fondamentale, perché uno stava al giorno, leggeva e poi ne, poi ne parlava. Certo. Questo vale anche per tutte queste, io dopo di una cosa, visto che cominciamo, i forum, io sono stato messo a tutti gli anni forse, che... In effetti è proprio questa, che se c'è una cosa per cui i festival, i forum, le manifestazioni servono, al di là delle critiche in parte condivido, poi Goffredo è uno che ne ha fatte di molto serie a questa spettacolarizzazione della lettura, è proprio questo, non farci stare soli, perché è talmente isolata la condizione sia esistenziale che professionale di quelli che lavorano in questo mondo. Isolata ormai non vuol dire che uno è da solo, vuol dire che uno non è rappresentato. Oggi la solitudine non sta tanto nel fatto di stare più o meno da soli, quanto dal fatto di non essere, come si dice, riconosciuti, reputati, no? L'epoca della reputazione la chiamano. Cioè non essere considerati. Siccome i lettori, che sono una minoranza non irrilevante, non così irrilevante come la rappresentazione pubblica, i lettori sono pochi, ma mica così pochi come... lo zero che emerge da un mondo di fiction, di spot pubblicitari e di prime serate televisive, no? Lì il libro è zero, quindi c'è una non rappresentazione. Io per dire l'importanza, appunto, vado in questo modo casuale, ma intanto penso che sia comprensibile, di queste manifestazioni come queste, penso sia il fatto di costruire relazioni, di far sentire meno soli tutti quelli che, poi l'abbiamo visto molto in questi anni, nella più sperduta biblioteca della Sicilia o anche nel cuore della cultura nazionale, mettiamo a Radio 3, si sentono isolati perché hanno un'idea della lettura, del libro, della sua importanza. Detto questo, io ho molta difficoltà a parlare di titoli concreti, un po' perché non ho memoria, un po' perché tutti i libri che mi hanno segnato sono libri abbastanza non bellissimi, secondo me. E questo perché i libri sono importanti perché arrivano in un certo momento. Poi dopo dici, intanto perché, vabbè, forse spesso sono adolescenziali, da adolescenti abbiamo un gusto confuso, diciamo, anche se... È un po' perché appunto il libro importante è un libro che chissà perché arriva in quel momento e succede. Allora, io non so, forse Cristo si è fermato deboli, è un gran libro, però sicuramente l'importanza che ha avuto nelle vite di molte persone, lo ripeto solo per così abbiamo un aspetto di staffetta, questa ancora al di là delle intenzioni di Roberta. Perché arriva in un momento e ti dice che, ma intanto io non è, credo che quando l'ho letto, cioè pensavo, non ero mai stato a sud di Roma, come il figlio di Bossi, ero nella condizione del figlio di Bossi, che, insomma, non ero mai, penso, alle medie, l'ho letto, all'inizio del liceo l'ho letto perché, questo sarebbe uno spot per uno dei temi del manifesto della lettura, perché a un quarto ginnasio ci chiesero di costruire la biblioteca di classe, che non c'era. Io non avendo libri, io avevo curiosità di leggere due libri. Uno era Cristo si è fermato a Eboli, perché avevo sentito parlare di Carlo Levi, non capivo bene chi fosse, questo sarà lo scritto, tanto quale Levi simile. Fosse, perché sì. Ragazzo. E mi sembrava, poi il titolo era bellissimo, perché Cristo, insomma, tante cose, non ero mai stato appunto a sud di Roma.
lo lessi e mi sembrò l'idea che la letteratura era qualcosa di mostruoso, che riusciva a fare tutto, perché quelli, poi non lo so, io non l'ho riletto recentemente. E l'altro libro qual era? L'altro libro della Biblioteca di Classe, l'altro libro è l'antologia di Spoon River, perché alle prima ancora di andare al liceo, cioè alle medie avevo letto questa strana poesia che non c'era la rima, e poi parlava, era quella del ragazzo che fa Marina alla scuola e cade sotto il... che finisce, fossi saggio, a far scrivere sulla mia tomba strappato al male avvenire, c'è una cosa terribile da leggere, però mi sembrava un'incredibile cosa che la poesia potesse essere qualcosa che parlava del piano delle vite delle persone, proprio dentro, entrava dentro in un modo misterioso, perché io non ero mai riuscito, appunto, l'enigma di a capire nel modo in cui questi brandi, quell'unica poesia che avevo visto, poi l'antologia di Spoon River mi sembra un libro bellissimo, poi l'ho rivisto anche questi giorni prima di venire qua, mi annoia un po', mi sembra meglio quasi De André e il disco, no? Sul serio, cioè mi sembra che rimane più per dire. Ma perché ci sono libri che sono appartenenti proprio a stagioni precise della vita, io credo che se adesso rileggessi tutta Doris Lessing dei Taccuini non ce la farei ad arrivare, credo, per questo al penso, primo volume, appunto, alla fine, però allora li avevo letti tutti divorati quasi, in un certo modo. L'analogia del crescere, cioè, questo è interessante, se sono vogliamo, e penso che come tutte le cose fatte valga soprattutto da stimolo alla riflessione. Però libri per crescere non significa libri belli, significa libri che a un certo punto arrivano lì e ti servono a passare da un'altra parte, a fare uno scatto e anche a capire cosa sono i libri. Ecco, io certo. Posso finire così. Il primo che rappresentò per me l'idea forse che esisteva qualcosa dopo aver letto questi libretti d'avventura, forse non dissimili dalle dispendi, mi ricordo su un titolo, quel treno per Yuma. Gran film, lo so, perché poi, ma non so se il libro in realtà è l'origine del film, è un libro illustrato, non corrisponde un po' alle immagini del film, ma questo è quando lessi Michele Strogoff, perché Michele Strogoff era un libro fatto di quelle stesse materie di cui era fatta questa letteratura così, insomma, però era un libro, c'era quello che si fingeva cieco per portare il messaggio dell'imperatore, una frase che ancora adesso dico, ma c'è qualcosa di... Dopodiché non credo sia un gran libro Michele Strogoff, insomma, io non ho il culto di Jules Verne nemmeno dopo, però insomma evidentemente a un certo punto quel libro là mi ha detto guarda che c'è una cosa che si chiama letteratura, poi prima c'erano i libri, c'è una cosa che apre orizzonti sconfinati, perché vabbè l'avventura di Michele Strogoff, ma anche profondi, infiniti, insomma. Beh, poi le identificazioni quando leggi, se io vi racconto che per me uno dei libri fondamentali dell'infanzia è stato Tarzan delle scimmie, poi voi vedete... Vabbè, dipende con vedete chi ti identifichi. Con Tarzan, di già sicuro. Qualcosa. Non con Jane, che ancora nel primo libro non c'era. Per cui... Nelle memorie di Malcolm X, leader rivoluzionario nero americano, a un certo punto Malcolm X dice da bambino andavo al cinema e mi identificavo con Tarzan, non con i suoi servi neri.